Qui facciamo il passo, il ponte verso poi il tema del pomeriggio. L'assistenza ai malati cronici, modelli a confronto. Perché abbiamo dato questo tema? Bene precisare, non l'abbiamo fatto finora. Perché la questione dei malati cronici non è un'invenzione della Regione Lombardia. C'è un tema che è importante, le cure dei malati cronici in parte si sovrappongono con le persone anziane, tu hai fatto vedere dei dati. C'è un piano nazionale malati cronici, il problema è poi che però che risposte danno le varie regioni e noi sappiamo quella che è della Regione Lombardia. Ora, mi limito solo a dire che se la spesa sanitaria nel bilancio della Regione Lombardia corrisponde al 70% della spesa, nella spesa sanitaria la spesa per i malati cronici in Lombardia è attorno al 70% della spesa sanitaria. Quindi stiamo parlando di qualcosa di assolutamente fondamentale. Gavino, a te la parola. Grazie Vittorio. E il fatto che Vittorio mi abbia invitato per parlare in Lombardia della questione della cronicità certamente non è casuale. Non è casuale anche perché avete tutti letto probabilmente quella nota di quella dottoressa che illustra abbastanza bene quali siano i problemi su cui si dibatte la Lombardia, tenendo conto di un quadro generale riguardante le malattie croniche che cercherò di affrontare nella prima parte del mio intervento. Cioè, nella prima parte dell'intervento cerco di illustrare dal punto di vista... Scusa, mi sono dimenticato una cosa fondamentale, se no giustamente Leo torna a dirlo per la terza volta. Se qualcuno ha perso un cellulare lo potete ritirare lì al banco, non è andato perso. Mi è stato trovato un cellulare lì al banco. Scusa moltissimo, mi ero dimenticato. Niente. Bene. Allora, diciamo che questo articolo, un editoriale dell'Lancet del 2005 di Richard Horton, si intitolava The Neglected Epidemics of Chronic Disease. Allora, qui ci sono due parole, un aggettivo e un sostantivo che meritano di essere commentati. Intanto parlare di epidemia di malattie croniche ci dovrebbe fare riflettere, perché noi quando parliamo di epidemia ci riferiamo generalmente alle malattie infettive e ci riferiamo alle malattie infettive quando queste si manifestano con dei casi la cui il volume, la cui quantità è nettamente superiore a quella attesa. Noi abbiamo normalmente per esempio un caso di meningite su 100.000 abitanti, come è capitato 2 anni fa in Toscana, 40 casi su 100.000 era una cosa estremamente preoccupante, parliamo di epidemia. Allora, com'è che questo termine epidemia lo hanno attaccato alle malattie croniche? Il ragionamento che fa Richard Horton in questo editoriale è di questo tipo. Guardate che tendenzialmente le malattie croniche vengono associate alla longevità. Si invecchia e ci si ammala di malattie croniche. Qual è il problema dal punto di vista della sanità pubblica? Anzi, il fatto che ci siano tante malattie croniche per certi versi è un indicatore che la popolazione è longeva, invecchia e quindi si ammala di qualche cosa. Il dato, e qui poi viene anche l'aggettivo neglected, la cosa che stiamo assistendo, osserva Horton, è che noi abbiamo negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due decenni, una diffusione, una prevalenza di malattie croniche che ha un ritmo enormemente superiore alla longevità. Cioè noi stiamo sì invecchiando, ma la prevalenza delle malattie croniche sta assumendo un ritmo di gran lunga superiore all'incremento della longevità. E tutto questo è un fenomeno neglected, trascurato. Nello stesso anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica il primo rapporto importante sulle malattie croniche, che devo dire fu tradotto anche in italiano, e questa è una tabella che compare nel,
in questo libro, che vi fa vedere rispetto a quattro, diciamo, tipologie di paesi, dalla vostra destra alla vostra sinistra, i paesi più ricchi fino ai paesi più poveri. Vedete, ci sono tre cause di morte: gli incidenti, le malattie croniche e le malattie infettive, la mortalità infantile, eccetera. Si vede che soprattutto nei paesi più ricchi sono assolutamente preponderanti le malattie croniche, però guardate, lo sono anche in questa tipologia di paesi a basso medio reddito, che includono in questo caso la Cina e l'India, in cui le malattie croniche sono di gran lunga superiore anche alle malattie infettive. Tenete conto che l'India è il paese con il più alto numero di diabetici nel mondo, ma anche nei paesi più poveri, vedete questi, cioè paesi africani, eccetera, certamente la componente di malattie infettive, di mortalità infantile è ancora preponderante, però c'è un doppio burden of disease, cioè c'è un carico di malattia legata alle malattie infettive. Però vedete come le malattie croniche anche nei paesi più poveri attualmente, e siamo nel 2005 e il fenomeno si è ulteriormente esteso, per cui abbiamo in alcune aree urbane dell'Africa, in quasi tutte le aree urbane dell'Africa, la principale causa di morte sono malattie cerebrovascolari, l'ictus e l'infarto, eccetera. Allora, questo è, diciamo, il quadro generale di riferimento, e allora dobbiamo chiederci che cosa è che ha innescato l'epidemia. Allora, l'epidemia di malattie croniche è stata innescata dall'epidemia di obesità. E ora vi faccio vedere qual è l'epicentro dell'epidemia e come temporalmente si è sviluppata questa epidemia. L'epicentro sono gli Stati Uniti. L'epicentro sono gli Stati Uniti, e questa cronologia che vedete qui dimostra in maniera straordinariamente chiara, diciamo, l'imponenza del fenomeno. Allora guardate, nel 1990 negli Stati Uniti 10 stati avevano una prevalenza di obesità inferiore al 10% e nessuno stato aveva una prevalenza uguale o superiore al 15%. Cioè nel 1990 gli Stati Uniti avevano una situazione di obesità simile a quella che abbiamo noi oggi in Italia, intorno al 10-12% tra gli adulti. Nel 1999 nessuno Stato aveva una prevalenza inferiore al 10%, 18 Stati avevano una prevalenza di obesità tra il 20 e il 24% e nessuno Stato aveva una prevalenza uguale o superiore al 25%. Nel 2009 soltanto uno Stato, il Colorado e il District di Columbia, aveva una prevalenza di obesità inferiore al 20%, 33 Stati avevano una prevalenza uguale o più grande del 25% e 9 di questi, essenzialmente gli Stati del Sud degli Stati Uniti, negli Stati del Sud-Est degli Stati Uniti, dove c'è una larga prevalenza di afroamericani, che sono quelli che poi soffrono maggiormente, anche perché più poveri, dell'epidemia di obesità, 9 di questi avevano una prevalenza di obesità uguale o superiore al 30%. Se noi guardiamo la cartina degli Stati Uniti, in questa evoluzione che vi ho fatto vedere, vedete, questo è il 1990, e sotto vedete i colori chiari che indicano bassi livelli di obesità, si va nel 1999 e quindi si arriva al 2009, in cui il livello di obesità, soprattutto nelle zone del sud, ma non solo nelle zone del sud, insomma generalmente nelle zone del sud, abbiamo livelli superiori al 30%. Attualmente, dopo lo vedremo, il dato dell'obesità negli Stati Uniti è il 37%. Body Mass Index superiore al 30, questo per... L'obesità
è una condizione che si associa ad altre patologie. Quella più, diciamo, evidente è il diabete. E potete vedere come a fronte di questo incremento di prevalenza dell'obesità, noi abbiamo avuto negli Stati Uniti una rapida crescita del diabete in termini di milioni e milioni di nuovi casi, con le conseguenze che porta il diabete in termini di malattie cardiovascolari, neurologiche, renali, eccetera. Questo invece è un articolo del 2005 pubblicato su New England e il titolo è Il potenziale declino nella speranza di vita negli Stati Uniti. Quali sono le conclusioni di questo articolo? Le conclusioni che riguardano giusto appunto la questione dell'obesità sono queste. Ora sono nella parte bassa, forse non tutti si riescono a vedere, comunque cosa dicono queste conclusioni? Dalla nostra analisi degli effetti dell'obesità sulla longevità, noi arriviamo a concludere che la costante crescita nella speranza di vita negli ultimi due secoli può andare rapidamente a concludersi. Finora negli ultimi due secoli noi tutti, ogni 10 anni abbiamo acquistato circa 2 anni e mezzo di incremento di speranza di vita alla nascita. Ecco, questa tendenza a causa della obesità potrebbe fermarsi, cosa che è regolarmente avvenuta, cioè questo articolo è stato assolutamente profetico. E noi abbiamo, allora ricordiamoci la distribuzione dell'obesità negli Stati Uniti, negli Stati del Sud soprattutto, e questo è un dato del 2011 che fa vedere come in alcune contee, che sono delle strutture amministrative simili alle nostre province negli Stati Uniti, in alcune contee si verificava proprio una inversione di tendenza nella speranza di vita. Questo avveniva nel 2011 e hanno aspettato di vedere in che misura questa tendenza che riguardava piccole aree degli Stati Uniti avrebbe avuto un impatto più generale sulla speranza di vita dell'intera nazione. Questo impatto c'è stato ed è questo. Potete vedere come questo è l'andamento della speranza di vita dei paesi dell'OCSE e questo è l'andamento della speranza di vita degli Stati Uniti, che dal 2012 praticamente hanno un livello di speranza di vita che non cresce più. Allora uno dice, è un fenomeno limitato agli Stati Uniti? No, il fenomeno non è limitato agli Stati Uniti, perché gli ultimi dati inglesi ci dicono esattamente la stessa cosa. Vedete, nel Regno Unito la speranza di vita non migliora dal 2015 all'ultimo anno disponibile, 2017, ed è rimasta stabile a 79,2 anni per gli uomini e 82,9 anni per le donne. E quindi anche in Gran Bretagna abbiamo una tendenza simile, quella cioè di una riduzione della speranza di vita. Cosa succede in Italia? In Italia abbiamo un fenomeno strano. 2 anni abbiamo avuto un eccesso di mortalità, molto superiore di quello che si aspettava. Nel 2015 e nel 2017, in tutti e 2 anni noi abbiamo avuto una piccola riduzione della speranza di vita. Ora, bisogna capire se questo è un fenomeno legato, a delle differenze casuali da anno a anno, però ecco, questo ripetersi per anni vicino di un eccesso superiore all'attese della mortalità, ecco, potrebbe preludere anche in Italia a un fenomeno simile. E questo è lo scenario che ci fa vedere l'OCSE dal punto di vista dell'andamento dell'obesità
nei vari paesi. Vedete come qui siamo al momento attuale e gli Stati Uniti sono intorno al 37%, la tendenza per il 2030 è che negli Stati Uniti si arrivi al 47%, Però vedete, è tutto l'insieme che si sta muovendo in questa direzione. Qui abbiamo il Messico, qui abbiamo l'Inghilterra, giusto appunto. Se poi si prendesse non solo l'Inghilterra ma la Scozia a livelli addirittura superiori a quelli dell'Inghilterra in termini di obesità. L'Italia è qui. Siamo attualmente intorno al 10-12%, 2030 avremo diciamo, un livello intorno al 18%, che non è certamente preoccupante come questi altri livelli, il 47% degli Stati Uniti, però significa che noi in breve tempo avremo un aumento dell'80% della prevalenza di obesità. Non ho portato qui la slide, un'altra slide molto importante, ed è quella dell'obesità nei bambini. Perché se noi andiamo a guardare l'obesità, sovrappeso e obesità nei bambini, in Europa noi siamo al secondo posto e siamo immediatamente dopo la Grecia. Dopo la Grecia ci siamo noi, abbiamo un 35% di prevalenza di sovrappeso e obesità, con differenze regionali strepitose, terribili, perché noi abbiamo il 55% in Campania e il 20% in Trentino, che risponde poi a analoghe differenze di mortalità prematura tra la Campania e il Trentino, e noi sappiamo benissimo, ormai ci sono ormai quasi 6 anni di vita di differenza tra le due regioni, le due aree. Questa è ripresa dal solito, da quel rapporto dell'OMS del 2005 e ci fa vedere le cause, la catena delle cause delle malattie croniche. Vedete, questi sono i determinanti più distali, le condizioni socio-economiche, culturali, politiche, ambientali, dove c'è dentro la globalizzazione, c'è dentro la urbanizzazione, c'è ovviamente anche l'invecchiamento della popolazione. Poi ci sono quelli che sono i fattori di rischio più prossimali, che sono appunto legati ai comportamenti, all'alimentazione, all'attività fisica, all'uso del tabacco, eccetera. Questi sono dei fattori biologici intermedi prima di avere le malattie, che sono l'aumento di pressione, l'aumento della glicemia, eccetera. Ecco, allora, sui determinanti delle malattie croniche, devo dire, è molto illuminante questo discorso che tenne la Margaret Chan nel 2013. Devo dire, è una delle poche volte che Margaret Chan, forse era vicina alla sua fase ormai di conclusione del suo mandato, sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità da alcuni anni è sotto assedio, nel senso che i processi di privatizzazione hanno riguardato anche questa organizzazione, che all'inizio, ai tempi di Alma-Ata, 1978, era un'organizzazione finanziata unicamente con fondi pubblici e in cui la gestione dei fondi pubblici era decisa dall'assemblea dell'OMS. Poi cosa è successo? Con gli anni i governi hanno detto all'OMS: io ti do i soldi se fai queste cose, e quindi un condizionamento sul tipo di programmi, fino ad arrivare in maniera più esplicita, perché dietro i governi ovviamente c'erano gli interessi dei commercianti, del commercio, fino ad arrivare oggi invece in maniera esplicita ad avere il secondo finanziatore dell'OMS, Bill Gates, che si porta dietro tutti gli interessi ovviamente di McDonald's, Coca-Cola, delle industrie farmaceutiche, eccetera. L'OMS ha avuto, sotto la direzione della Chang, ha avuto anche l'infortunio dell'epidemia H1N1 del 2009, in cui furono per esempio acquistati
in Italia 24 milioni di dosi di vaccino ne furono consumate soltanto 900.000, perché ci fu un eccesso di allarme, perché la commissione che doveva decidere il livello di allarme di questa epidemia influenzale, questa pandemia influenzale, c'erano delle persone legate all'industria e quindi pigiarono l'acceleratore sul livello di allarme. C'è stato lo scandalo di un farmaco, Tamiflu, che doveva essere un farmaco miracoloso per curare l'influenza, anche lì i governi comprarono dosi enormi di questo farmaco, poi si è rivelato del tutto inutile, tanto per dire, purtroppo non abbiamo perso nel tempo un livello di governo mondiale indipendente della sanità. Però devo dire, quando la Margaret Chan fece questo discorso a Helsinki sulla promozione della salute, probabilmente si sentiva ormai alla scadenza del suo mandato e poteva dire con grande libertà le cose che pensava. E cosa dice la Margaret Chan in questa conferenza globale sulla promozione della salute a Helsinki? Dice questo: le disuguaglianze nella salute tra paesi all'interno dei paesi non sono mai state così grandi nella storia recente. Noi viviamo in un mondo di paesi ricchi pieni di gente povera e malata. La crescita delle malattie croniche minaccia di allargare ancora di più questo gap. Gli sforzi per prevenire queste malattie vanno contro l'interesse commerciale di operatori economici molto potenti e questa è una delle sfide più grandi da affrontare nella promozione della salute. Negli anni Ottanta, prosegue la Chan, quando parlavamo di collaborazione multisettoriale per la salute, ciò significava lavorare insieme a settori amici come istruzione, casa, nutrizione, acqua e igiene. Quando la sanità collaborava col settore educativo e con quello che si occupava di acquedotti e fognature, i conflitti di interesse erano una rarità. Oggi a convincere le persone a condurre stili di vita sani e adottare comportamenti salubri ci si scontra con forze che non sono così amiche, anzi non lo sono per niente. Gli sforzi per prevenire le malattie croniche vanno contro gli interessi commerciali di potenti operatori economici. Secondo me questa è la più grande sfida che si trova di fronte alla promozione della salute. E conclude. E non si tratta più solo dell'industria del tabacco, dove sapete nel 2003 c'è stata una deliberazione dell'Assemblea dell'OMS che ha stabilito, ha fatto una convenzione internazionale sottoscritta da tutti i paesi del mondo in cui si vieta la pubblicità del fumo, eccetera, eccetera. Devo dire che un ministro della sanità come Sirchia, per esempio, questo compito lo applicò in maniera molto onesta, sicuramente molto migliore di quelli che sono venuti dopo di lui. La sanità pubblica deve fare i conti con l'industria del cibo, big food, delle bevande gassate, big soda, delle bevande alcoliche e via alcol. Tutte queste industrie hanno paura delle regole e si proteggono usando le stesse ben note tattiche. Queste includono gruppi d'opinioni, lobbies, promesse di autoregolamentazione, cause legali, ricerche finanziate dall'industria che hanno lo scopo di confondere le prove e tenere il pubblico nel dubbio. Questo è, e noi ne abbiamo avuto ampie prove, se pensate il povero ministro Balduzzi cercò di mettere un centesimo di tasse sulle bevande, sulle lattine di Coca-Cola, dopo tre giorni dovette ritirare immediatamente la proposta perché ovviamente l'industria si era ribellata e politicamente non ebbe nessun tipo di appoggio da questo punto di vista. Se pensate alle uscite della Lorenzin quando l'OMS cercava di ridurre, di raccomandare un livello di utilizzazione degli zuccheri, di dimezzare l'utilizzazione degli zuccheri, lei uscì nella conferenza dell'OMS dicendo che l'Italia non approvava perché questo danneggiava l'industria dolciaria italiana, fondamentalmente la Ferrero, per non parlare di Matteo Renzi, che tra i suoi finanziatori principali aveva non a caso la Philip Morris, quindi per dire come il quadro dell'influenza di tutti questi big tabacco e big food e big soda
siano, diciamo, delle entità ben presenti nel campo dell'economia e della salute. Del resto, questo tipo di concetto, che il problema della prevenzione delle malattie croniche non è più un problema tecnico, ma è un problema politico, lo scrisse, come vedete, anche di nuovo un articolo di Lancet, che diceva che mettere le priorità nella prevenzione delle malattie, nella prevenzione delle malattie croniche è fondamentalmente un processo politico, e si legge in questo articolo: le malattie croniche, specialmente le malattie cardiovascolari, diabete, cancro, le malattie respiratorie croniche, sono trascurate nonostante la consapevolezza del grave carico che esse provocano. Le politiche globali e nazionali non sono riuscite a fermare, in molti casi hanno contribuito a diffondere le malattie croniche. Attualmente sono facilmente disponibili soluzioni a basso costo, ad alta efficacia per la prevenzione delle malattie croniche. Il fallimento di una risposta è oggi un problema politico piuttosto che tecnico. Qui si ritorna alle prime considerazioni che si facevano riguardo alla prevenzione. Ecco, questo è, diciamo, la prima parte del mio intervento. Non so se ho tempo di fare anche la seconda. 10 minuti, bene. No, anche perché devo parlare dei modelli, quindi devo entrare nel merito. Allora, quando abbiamo parlato dei determinanti delle malattie croniche, li abbiamo visti. Abbiamo da una parte i determinanti sociali, abbiamo i fattori di rischio che li conosciamo, i nostri comportamenti, però c'è anche una questione legata all'assistenza sanitaria. L'assistenza sanitaria non è il tipo di assistenza sanitaria che noi offriamo alle persone con malattie croniche, condiziona moltissimo, non soltanto, diciamo, il loro livello di salute, ma anche dal punto di vista, diciamo, generale dell'impatto sul sistema sanitario, influenza per esempio i livelli di sostenibilità, di consumi, di spesa. E qui porto una frase che mi ha molto colpito, anche perché hanno scritto due clinici, due geriatri abbastanza famosi anche, che hanno scritto: nonostante si viva in un mondo dominato dalle patologie croniche, nei luoghi di cura si pratica una medicina quasi esclusivamente per acuti. All'alba del XIX secolo persistono i modelli del XXI secolo, all'alba del XXI secolo persistono i modelli del XIX secolo. Cioè, persistono i modelli legati alla cura e al trattamento delle malattie infettive. Alla fine, diciamo, dell'Ottocento, i primi del Novecento, diciamo, la principale causa di morte erano le malattie infettive. Però questo approccio di occuparsi dell'acuzie a scapito della cronicità è continuato nonostante il cambiamento radicale del profilo epidemiologico della popolazione. Ecco, ho portato la fotografia di questo medico, che è un grandissimo medico, è un medico di famiglia inglese che si chiama Julian Tudor Hart, che è deceduto questo luglio all'età di 91 anni. È un medico singolare, oltre ad essere un grandissimo medico, dopo aver fatto una carriera enorme anche dal punto di vista scientifico, eccetera, è uno dei pochi medici comunisti inglesi, uno dei fondatori del Partito Comunista Inglese. E lui aveva capito perfettamente il problema, cioè che di fronte alle malattie croniche noi dobbiamo avere un approccio diverso da quello che viene usato per le malattie acute. E questo è un articolo pubblicato sul BMJ, sul British Medical Journal, in cui riporta una sua ricerca di 25 anni fatta in una comunità di minatori gallesi dal 1964 al 1987, in cui il tipo di approccio che veniva attuato nei confronti di questa comunità era tipicamente una medicina non di attesa, cioè di aspettare che le persone si ammalassero, come avviene nel paradigma delle malattie acute,
ma era una medicina di iniziativa. Veniva chiamata, lui la chiamava anticipatory health care, e vedete, questo è quello che è contenuto in questo articolo. Il nostro obiettivo era quello di migliorare la salute della popolazione registrata identificando i problemi in una fase precoce, spesso asintomatica, presintomatica, e di imparare dai nostri errori ricercandoli sistematicamente. Questo approccio, questa strategia proattiva dipendeva da tre fattori: dal fatto che questi lavoravano in gruppo, dal fatto che questo gruppo era un gruppo multidisciplinare e dal fatto che questo gruppo teneva la documentazione dei cartelli clinici in maniera strutturata. Quindi era un gruppo fatto di medici, di famiglia, infermieri con il supporto di specialisti, e questo gruppo si occupava fondamentalmente della cronicità, cercando di intervenire proattivamente. Si occupavano fondamentalmente di due problemi, anzi di tre, però quelli clinici erano il diabete e l'ipertensione, e un comportamento che era il fumo in una popolazione che aveva già, essendo minatori, un problema grosso di fattori di rischio per polmonare. Qual è stato il risultato di questo lavoro che viene riportato in questo articolo, pubblicato nel 1991? È stato quello di aver dimostrato che attuando questo tipo di approccio proattivo si otteneva una riduzione della mortalità del 30% rispetto a una comunità vicina, sempre di quella zona, in cui questo approccio non veniva utilizzato. Perché è importante Tudor Hart? Perché lui, in un articolo di qualche anno prima, del 71, su Lancet, inventò questa legge dell'assistenza inversa. La legge dell'assistenza inversa voleva dire che tanto maggiori sono i bisogni di una popolazione, tanto minore è la qualità dell'assistenza che viene fornita a quella popolazione. E lui portò dimostrazioni, ovviamente, non a caso andò a lavorare, diciamo, in un villaggio di minatori gallesi, che erano, diciamo, i più poveri e più trascurati, proprio per invertire questa tendenza e dare ai minatori gallesi un livello di assistenza di qualità. Allora, dobbiamo parlare di modelli. Ecco, allora, questo modello di sanità di iniziativa, anticipatory health care, propugnato da Tudor Hart in un villaggio di minatori gallesi, fu solo uno dei tanti tentativi di interpretare un nuovo modo di fare assistenza sanitaria nei confronti dei pazienti con patologie croniche. E nel 2002 viene fuori il primo articolo su una rivista scientifica di grosso livello in cui questo aspetto viene sistematizzato e in cui viene descritto un modello che si chiama Chronic Care Model, che, vedete, il titolo dice: migliorare le cure primarie e l'assistenza primaria per i pazienti con malattie croniche. E il sottotitolo è Chronic Care Model, in cui viene descritto questo modello. Siamo nel 2002, ve la faccio molto breve. Nel 2004 a Firenze cerchiamo di applicare questo modellino e lo applichiamo insieme a un gruppo di medici di famiglia, 7 medici di famiglia. Incorporiamo nel loro lavoro gli infermieri, dopo vedremo quanto è importante la figura degli infermieri in questo tipo di attività, e facciamo un lavoro di 2 anni con questi medici applicando il Chronic Care Model allo scompenso cardiaco, ottenendo degli ottimi risultati e anche un ottimo livello di risposta da parte dei pazienti, e con una grandissima soddisfazione sia dei medici che degli infermieri, e insieme riusciamo a convincere il direttore generale della ASL a invitare Wagner, che è, diciamo, il titolare di questo modello, l'inventore di questo modello, un medico americano,
medico di sanità pubblica di americano, e vedete il titolo era Vecchie malattie, nuove risposte. E questo nel corso di questa sua presentazione, la sua presentazione si intitolava così: Chronic Care and the Future of Primary Care. Ed era un titolo abbastanza provocatorio, nel senso diceva: guardate, o le cure primarie, i medici di famiglia, l'organizzazione dei distretti riesce ad affrontare in maniera adeguata la cronicità, oppure il loro ruolo svanisce, non ha più senso. E ovviamente il problema non era, non ce lo dicevano i fiorentini, il problema era un problema generale. E lui diceva: guardate che in tutto il mondo sta succedendo questo, che l'attuale sistema non funziona perché è troppo orientato al trattamento delle malattie acute, cioè è il discorso che faceva i due geriatri prima, cioè c'è la tendenza ad aspettare che le persone si aggravino, quindi si trasformano le malattie croniche in malattie acute, quando si scompensano il medico ritorna a svolgere un ruolo, diciamo, taumaturgico nel trattamento di una malattia grave, mentre non fa niente quando la situazione è stabile. E poi c'è poca interazione tra i professionisti che lavorano all'interno delle cure primarie e i pazienti, cioè i pazienti non vengono aiutati a gestire la propria patologia. Questo è il modello classico, se voi andate a guardare Chronic Care Model, questo è il modellino che vi viene fuori. Non sto qui a entrare nel merito, dico soltanto una cosa che è fondamentale. Questo comporta una riorganizzazione profonda delle cure primarie, sotto diversi punti di vista. Il primo punto di vista è quello che medici di famiglia devono lavorare insieme, primo. Il secondo punto è che devono lavorare in un team multidisciplinare, in cui devono lavorare insieme a infermieri e specialisti, e in cui devono decidere i livelli di autonomia di ciascuno. Il problema che noi affrontammo in Toscana fu quello dell'autonomia di infermieri, perché i medici erano piuttosto resti ad accettare, per esempio, che tutta la parte di self management, supporto all'autocura, dovesse essere interamente gestita dagli infermieri. Allora, questo qui è è la grammatica. Oggi, se uno dice confrontiamo i modelli, no, oggi il modello evidence-based è questo. Oggi no, per gestire le malattie croniche c'è soltanto questo modello. Cioè un modello che garantisce una presa in carico dei pazienti a vari livelli di gravità della loro patologia. Questo è il modello. Questa è la stratificazione necessaria per affrontare questo modello, perché noi abbiamo tre livelli di gravità dei pazienti cronici. Quello più basso si riguarda il 70-80% della popolazione, in cui l'obiettivo principale è il self-management support, aiutare le persone a gestire da sé la propria malattia. E questo non lo si fa dandogli una pacca sulle spalle dicendo smetti di fumare, dimagrisci, eccetera. No, questo richiede una disciplina, un approccio codificato, come al solito gli americani l'hanno brevettato, e quindi uno va a prendersi le cose che funzionano, che può anche costare, ma almeno abbiamo un prodotto su cui è stata fatta una validazione dal punto di vista scientifico. In Toscana fortunatamente abbiamo avuto delle persone che sono andate a Stanford a prendercelo, hanno fatto il loro corso, hanno pagato e sono tornati portandosi dietro il prodotto che viene utilizzato in tutta la Toscana, ma in parte della Toscana. Poi abbiamo il secondo livello, che è il livello di maggiore complessità, di pazienti che si scompensano, che si aggravano, che hanno complicazioni, che hanno più di una malattia, la multimorbosità. Ecco, in questo caso dobbiamo avere un approccio di disease management, di percorsi assistenziali che garantiscono appunto la presa in carico, che definiscono le linee guida,
che sono facili da applicare se parliamo di una singola patologia, che sono molto più complesse se parliamo, come avviene in molti casi, di più patologie, e in questo caso c'è bisogno non di una precision medicine, ma sicuramente di una medicina di un approccio personalizzato che deve tener conto di vari fattori che riguardano appunto la salute di una persona con tutte le sue variabili. Abbiamo infine il terzo livello, che riguarda una parte minore, fortunatamente, della popolazione con malattie croniche. Circa il 3% sono i pazienti più costosi, più complessi, che entrano e escono dall'ospedale, che vanno in residenze assistenziali, in cui i fattori sociali, in questo caso, in molti casi sono assolutamente prevalenti rispetto a quelli clinici, e che voi, tutti voi, conoscete bene. Devo dire che questo modello la Toscana ebbe la prontezza di adottarlo nel 2008-2010, quindi la Toscana ha adottato la sanità d'iniziativa come modello di assistenza, e in questi due anni, dal 2008 al 2010, fece un'operazione che oggi io dovessi riguardare dal passato, oggi sarebbe assolutamente impossibile, cioè riuscì a fare la formazione a 1600 persone, tra medici di famiglia, infermieri, specialisti, che fecero la formazione insieme per la gestione delle malattie croniche, in questo caso per quattro malattie croniche: il diabete, lo scompenso cardiaco, gli esiti di ictus e la BPC. Abbiamo dei risultati, ora non sto qui a entrare nel merito di questa cosa, vi faccio vedere questa slide. Questa è una slide, queste sono un'intervista telefonica fatta un campione molto vasto di persone che hanno seguito che erano arruolate nel Chronic Care Model. Vedete, in questo caso abbastanza comprensibile che le persone siano soddisfatte dell'organizzazione, se non altro gli operatori, per esempio, li prendono gli appuntamenti, se uno ha bisogno di un'ecografia programmata, quell'ecografia viene fatta, viene prenotata, ed è il gruppo che gli indica quando deve andare, gli ricorda il giorno prima, o ricordati che domani c'hai l'esame da fare. Ecco, la cosa invece meno scontata è che tutto questo producesse un miglioramento soggettivo dello stato di salute, perché il modello non comporta nessun aumento o differenze di cure, ma significa semplicemente un maggiore livello di relazione col paziente. E questo vedete nel 66% delle persone che sono sentite meglio. Allora, perché dico che non esiste altro modello oggi? Perché ormai c'è una base di letteratura così forte che ci dice che questo modello produce dei vantaggi di salute sostanziali, su cui non è, si può darsi, ci saranno altre possibilità, ma al momento attuale, se noi facciamo un confronto internazionale, c'è soltanto questo. Se andiamo a prendere un'esperienza per certi versi non tanto citata in termini internazionali, che il servizio sanitario tedesco è poco osservato dal punto di vista, però ecco, i dati della Germania sono sorprendenti. Loro hanno iniziato il Chronic Care Model, che non si chiama ovviamente in Germania Chronic Care Model, ma si chiama German Disease Management Program. Ecco, voi vedete, guardate i risultati che hanno avuto. Loro hanno arruolato in questo modello di German Disease Management Program nel 2012 7 milioni di persone, di cui la gran parte diabetiche, e il risultato, vedete, che è quello, lo sintetizzo in maniera molto... Comunque queste slide sono a vostra disposizione, come sono a vostra disposizione tutti gli articoli di cui si parla di queste cose su salute internazionale. Vedete, c'è una riduzione della mortalità del 50%, cioè noi abbiamo avuto una riduzione della mortalità. Vedete, qui abbiamo il gruppo arruolato che ha una mortalità del 2,30% all'anno, rispetto al gruppo non arruolato che ha una percentuale del 4,70%. Una riduzione dell'ospedalizzazione,
una riduzione dei costi, e ora non sto a dilungarmi. Quali sono gli ingredienti per far funzionare questa cosa? Uno è il team, bisogna lavorare in gruppo. Il secondo è necessario che la comunità si mobiliti, cioè per esempio tutta la questione dell'attività fisica viene facilitata enormemente se diciamo, il contesto facilita lo svolgimento di un'attività fisica collettiva possibilmente. Per esempio l'attività fisica adattata in alcune aree fa sì che diciamo, persone anziane si ritrovano insieme per fare attività fisica attraverso un conduttore che gli aiuta, loro pagano senza che questo comporti nessun onere per il servizio sanitario, loro pagano 2 euro per ogni incontro alla persona che conduce il gruppo e soprattutto questa cosa ha fatto sì che in una realtà, parlo di Empoli per esempio, nella zona di intorno a Firenze, dove tutti gli spazi collettivi a un certo punto sono resi disponibili per fare queste attività. E questa è una cosa che ha coinvolto migliaia e migliaia di anziani in attività fisica, non soltanto anziani in ottima salute, ma anziani con esiti di ictus, anziani con Parkinson, eccetera. Le strutture. Le strutture, questo l'abbiamo visto, toccato con mano. In Toscana la cosa ha funzionato e ha funzionato in parte perché noi siamo ancora a metà del guado, cioè dopo un avvio in gran carriera ci siamo fermati al 50%, sto concludendo. Però dove ha funzionato e quando ha funzionato? Quando i team lavoravano all'interno di una struttura fisica che li accoglieva, che in Toscana e in Emilia Romagna si chiama Casa della Salute, ma è quello il modello che serve. Cioè le persone lavorano in team se sono vicine. Se il medico di famiglia bussa alla porta del collega cardiologo e gli dice guarda, c'è un problema, per favore, discutiamone insieme. E se l'infermiera che fa il supporto all'autocura trova un paziente che ha la pressione molto alta e che toc toc al medico di famiglia, guardi, questa persona ha ripetutamente livelli molto elevati di pressione, discutiamone insieme. E infine la questione delle malattie. Ecco, parlavo di 4 patologie, l'idea è che questo sistema a canne d'organo, a silos, di malattie non funziona. Perché non funziona l'idea, perché nella realtà le persone hanno spesso più di una malattia e noi non possiamo applicare le più linee guida con la stessa persona se vogliamo fare una medicina centrata sulla persona. Per cui stiamo in Toscana sta trasformando il modello da un modello a canne d'organo a un modello diciamo più trasversale basato sul rischio cardiovascolare. Arrivo alla conclusione per parlare un attimo della Lombardia, perché nel 2016 diciamo, il Ministero della Sanità, dopo tanti anni, ha deciso di produrre un documento, un piano sanità nazionale sulla cronicità. Con molti anni di ritardo, avete visto la Toscana nel 2008, il Chronic Care Model di Wagner nel 2002, quindi voglio dire. E il piano nazionale di cronicità non mette a confronto modelli, dice il modello giusto è il Chronic Care Model, sanità di iniziativa, punto. Allora, quando è venuto fuori il piano della Lombardia, ovviamente abbiamo cercato di capire se il piano della Lombardia era coerente con il piano nazionale di cronicità e se era coerente con diciamo tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso. E l'osservazione finale, d'altra parte la Lombardia aveva già una vecchia storia dei Craig, che voi tutti sapete, quindi questo piano qui non è nuovo perché risale come filosofia a quello del Craig, che è l'idea che le malattie croniche devono essere classificate come ricoveri ospedalieri. Bisogna stabilire il costo e sulla base di quel costo io affido a un gestore queste malattie con l'idea che questi gestori si tengono al di sotto del costo medio. Quindi ci faccio un profitto riducendo le cure fondamentalmente.
Ma non è questo il problema della Lombardia. Il problema della Lombardia è un altro, che tutta la letteratura ci dice che la gestione delle malattie croniche va fatta a livello di cure primarie. Punto e basta. Non esiste altra possibilità. Perché se noi andiamo a guardare, se noi andiamo a guardare quella piramide, il problema è quello di non far salire nella piramide quell'80% di persone che sono in una fase iniziale di stabilità. E questa fase iniziale di stabilità noi dobbiamo prolungarla più a lungo possibile. E questa cosa la possiamo gestire soltanto a livello di cure primarie, perché è lì che il paziente trova il suo medico di famiglia, trova l'infermiere, trovano quelli che l'aiutano. Poi, ovviamente, sono necessari anche i livelli di maggiore complessità assistenziale, evidente, il secondo e il terzo livello, ma anche questi devono avvenire a livello di cure primarie. Poi qualcuno potrà dire, certo, anche in ospedale qualcosa si può fare in maniera proattiva. Se io dimetto un paziente con scompenso cardiaco, cercherò di tenerlo sotto controllo, non posso telefonare a casa, ma questo non toglie nulla alla necessità che il discorso debba avere come base le cure primarie. Per cui la obiezione principale al modello lombardo, a parte tutte le cose che avete detto, questa cosa assurda del gestore che poi trova gli erogatori e poi tutta questa cosa complessissima dei centri 24 ore su 24, insomma è una cosa che non trova nessun riscontro dal punto di vista della letteratura. Cioè questa cosa qui non c'è nessuna letteratura che ci dice che un modello del genere è stato sperimentato da qualche parte. E quindi già questo potrebbe essere un elemento. E poi ci sono stati vari altri collaboratori, Aldo Gazzetti, che probabilmente molti di voi conoscono, che ha. Ah, è qui, ecco dove. Dove Aldo? Ecco, bene. Questo è la classica stratificazione che tutti conoscono, questo è le modalità di accesso, non vi dico niente. Ecco, se qualcuno è interessato, qui su Salute Internazionale, a tag malattie croniche, trovate gli articoli che possono essere utili a approfondire. Grazie, scusate.